Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia di patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono farina di semola, farina di tipo 0, patate lessate e fredde, acqua, olio evo, sale, zucchero e lievito di birra fresco. Per l'emulsione, acqua e olio evo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero e il lievito. Ed azionare il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere le patate ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la farina, la semola, il sale e l'olio. Ed impastare in modalità spiga per 5 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, lo trasferiremo su una teglia rivestita con carta da forno. E stenderlo con le mani. Lasciare lievitare per 1 ora in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo, la focaccia è ben lievitata, adesso formeremo i buchi con la punta delle dita. Miscelare l'acqua e l'olio e spennellare tutta la superficie. Spolverizzare la superficie con del sale grosso. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20-25 minuti circa. La focaccia è pronta, lasciare intiepidire, tagliare e farcire con salumi e formaggio a piacere. Focaccia di patate! Grazie e alla prossima ricetta!